un Natale all in one. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì ragazzi, un Natale tutto in uno, all in one, come le tante formule che ci propina la TV, anche Arte per te vi fa conoscere il Natale tutti in uno. Però prima di addentrarci sul piano da lavoro di Arte per te, mi preme dirvi che questo è un video in collaborazione. Come ogni anno, come ogni Natale, ho il piacere di collaborare con una mia cara amica di YouTube, Nadia, Nadia Tempest, a cui mando un grande bacio. Lei sul suo canale farà un video sui regali di Natale, quelli bellissimi e quelli da non fare proprio, mentre io sul mio canale quest'anno per voi con Nadia farò un video su un bel regalo di Natale da fare. Quindi possiamo ufficialmente dire che non c'è Natale senza un video in collaborazione con Nadia. Prima di spostarci sul piano da lavoro, mi preme dirvi che se volete vedere il bellissimo video di Nadia, ve lo lascio qui dove c'è lei col pallino e in info box vi metto il link. Mi raccomando, passate da lei e per farvi riconoscere lasciate l'hashtag mi manda Ombretta, perché lei l'anno scorso nel video che abbiamo fatto in collaborazione ha fatto questa stupenda iniziativa dove ha detto a tutti i suoi iscritti che passavano da me di mettere l'hashtag mi manda Nadia, e io ho potuto riconoscere tutti i ragazzi che sono venuti dal canale di Nadia e poterli salutare uno a uno. Quindi fate lo stesso anche voi e mettete l'hashtag mi manda Ombretta dopo aver visto il video di Nadia, magari sotto tra i suoi commenti, in maniera tale che lei possa riconoscere la community di Arte per te che va a trovarla, e sarà un modo divertente e carino per farsi riconoscere da Nadia come nuovi nel suo canale. Quindi Nadia, grazie per aver accettato anche quest'anno la collaborazione con me, con Arte per te. Lo sai, a me fa tanto tanto piacere, quindi ti mando un grande bacio e che sia un Natale pieno di regali belli, non soltanto materiali. Però per quello materiale ci pensa Arte per te. Che ne dite di fare un bellissimo alberello di Natale che sia anche una lanterna e un presepe? Cosa? Che dite? Non è possibile. Come non è possibile? Su Arte per te è possibile creare qualunque cosa. Datemi glitter e colla e tutto sarà possibile. Prima di passare al tutorial, un'ultima raccomandazione. Cercatemi su Instagram, perché le sagome di ciò che stiamo andando a fare le troverete sia sulla pagina Facebook che su Instagram. Vi metto il link qui giù nell'info box. Adesso basta parlare, è giunto il momento di addentrarci sul piano da lavoro di Arte per te. L'occorrente per creare la nostra bellissima lanterna albero presepe, chi più ne ha più ne metta, chiamiamola lanterna Natale, tutto in uno, minima spesa, massima resa. Ci occorre del glitter, naturalmente per l'albero verde, e poi per la decorazione o rosso o dorato o del colore che vorrete voi. Il corpo della lanterna io lo farò con una scatola di cereali, quindi dateci dentro con le colazioni e ricicliamo la scatola dei cereali. Per le colle ci occorrerà la Vinavil, ovviamente sempre, e poi la colla aceto vinilica per incollare le parti. Questa colla è la colla che uso sempre per i lavoretti, mi chiedete sempre dove la trovo, finalmente l'ho trovata su internet, vi metto il link qua sotto per poterla acquistare. Costa sui 10 euro mezzo litro ed è fantastica, la vedrete all'opera. Forbici, forbicine e tagliabalza, matita e squadrette. E ci occorrerà anche una pistola a caldo con relativa stecca. Ci occorrerà poi un pennello da poco conto, un pezzetto di cartoncino normale, chiaro, oppure una qualunque carta adesiva. Io ho questa carta velluto, ma una qualunque carta adesiva che abbia un buon potere coprente, perché questa potrebbe fungerci da buon mascheramento, perché ci servirà un mascheramento, poi vedrete come. Un triangolino di pergamena o di carta forno, va bene lo stesso anche la carta forno, quella che abbiamo in cucina.
E poi per la luce potremmo usare o una luce LED come questa venduta in tutti gli empori, in tutti i negozi dei cinesi, o delle lucine come queste vendute ovunque, dall'IKEA, da Tiger, in qualunque negozio di cinesi, ovunque, oppure le simpatiche candeline, anche queste molto carine. Io queste le ho prese alla Lidl, hanno un prezzo convenientissimo perché sono 6 lucine, 2 euro e qualcosa. Quindi scegliete voi l'impianto di illuminazione che volete per la vostra lanterna. Ultima cosa, ma non per importanza, una base da taglio, possibilmente da battaglia, perché qui oggi ci sporcheremo le mani. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo la nostra scatola di cereali e apriamola in maniera abbastanza pulita e abbattiamola su se stessa. Arrivati a questo punto, tagliamo le varie facce della nostra scatola. Tagliamo anche le linguette superiori ed inferiori dalla faccia principale. Da una delle facce più larghe della scatola di Corflex ricaviamo un rettangolo che sia 13 cm di base per 21 di altezza. Dal lato di 13 cm fissiamo la metà. La metà di 13 è 6,5, quindi faccio un segno su 6,5 e da ogni angolo della base, quindi prima dall'angolo sinistro, traccio una linea che vada dall'angolo della base sino al centro del mio rettangolo. Sto creando il vertice di un triangolo, cioè sto creando il mio alberello di Natale. Quindi elimino le parti in eccesso. Adesso segno 2 cm dall'angolo verso l'interno, così, su entrambi gli angoli, quindi da qui a qui fisso 2 punti, 2 cm di distanza. Senza prendere misurazioni al vertice, del tutto ad occhio inclino la mia squadretta e ad occhio, ripeto, faccio in modo che questo spazio rimanga più o meno uguale dappertutto, ok? E traccio una linea, così. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Quindi ad occhio, assolutamente ad occhio, traccio anche una base. Adesso io a mano libera, se voi invece non sapete disegnare a mano libera, vi metto le foto sull'album della mia pagina Facebook Lanterna Alberello Presepe, trovate qui sotto il link e troverete tutte le foto di tutti i template in pratica, in modo da poter fare agevolmente tutto il lavoro scaricandovi le immagini. Disegno delle stelline. Allora, per facilitarmi potrei disegnare un paio di stelline qui. Adesso vado a ritagliarle così, molto molto sommariamente. Ora prendo le mie stelline e con queste faccio una sorta di composizione. Prendo la stellina più grande e l'appoggio qua. Faccio in modo che una o due parti entrino all'interno della cornice e poi ricalco la sagomina. Poi prendo un'altra stellina e la metto qui. Faccio in modo che anche questa risulti ancorata da più parti alle cornici e anche alla stella che ho già disegnato. Prendo la stellina piccola e la inserisco qui e poi magari la riprendo e la inserisco qui. Prendo l'ultima e la metto qui. Dopo aver incastrato tutte le stelle tra loro e aver lasciato qui una parte libera a mo' di grotta, prendo la mia base da taglio e comincio a ritagliare tutto, stando attenta a lasciare le stelle dove sono e a togliere tutto quello che c'è in mezzo ad esse. Quindi cominciamo con il rimuovere questo triangolino.
fine di tanto ritagliare, quello che avremo sarà questo. Ora ditemi se non è bellissimo già così in cartoncino. Prima di procedere però facciamo una cosa furba. Prendiamo l'altra facciata dei cornflakes e ricalchiamo la sagoma esterna del triangolo. Questo che stiamo ricalcando adesso sarà il retro della nostra lanterna e vado subito a ritagliare uno, fronte e retro. Adesso mancano i laterali per fare diventare questa una vera e propria scatolina. Quindi io sagoma vi ho messo solo questa, ovviamente dovrete ritagliarla due volte. Adesso ricavatevi tre cartoncini, uno 12 cm e 2 mm per 5 cm e due che siano 21 cm per 5 cm. Questi saranno i laterali della nostra lanterna. Prima di procedere all'assemblaggio voglio bucherellare un paio di stelle. Voi direte, ma perché ombretta? Perché siccome fino adesso il lavoretto è riuscito, devo mettere la difficoltà, no? Per fare in modo che qualcosa possa andare storto, se no non mi diverto. Se a voi questo lavoro viene un po' complesso, lasciate le cose come stanno. Questo diciamo che è il modello pro. Vi faccio la foto anche di questa versione, così che se qualcuno volesse imitarla a me può fare solo piacere, ma anche con le stelle tutte chiuse era bellissimo lo stesso. Passiamo al momento che tutti aspettavamo, è il momento di mettere il glitter. Allora, cosa ci occorre? La colla vinilica, tutti i pezzi della nostra lanterna e un po' di santa pazienza. Allora, come prima cosa prendiamo la Vinavil e prendiamo un pennellino. Io metto un foglio bianco a protezione del piano, in modo che poi quando andrò a buttare glitter non si appiccichino tutti sul piano da lavoro. Allora, prendo la Vinavil e ripasso in maniera copiosa ma non grondante, quindi un bello strato ma senza che sia troppo liquida su tutta la superficie del nostro alberello. Assicuratevi che la colla vada su tutte le parti, eh? Quindi sposto l'alberello dal foglio e creo un mix di glitter. Io lo farò rosso e verde, mischiando proprio insieme questi due colori di glitter. Quindi lo verserò sopra tutto il mio alberello. A questo punto con le dita andrò a sbattere così sopra per fare fissare ben bene il glitter. Scrolliamo l'eccesso e mettiamola ad asciugare sotto ad un piano rigido. Io lo metterò qui sotto il vassoio mentre continuo il mio lavoro. Mentre le altre parti stanno essiccandosi, riprendiamo il prospetto principale, riprendiamo la parte frontale del nostro alberello e con la colla sporchiamone i margini così, perché questi margini devono essere rifiniti perché si vedranno dall'esterno, quindi i margini proprio esterni andrò a rifinirli in tutti i miei pezzi, sia sulle basi triangolari così che sulle spondine laterali. Ok, rifinire i margini sarà molto semplice. Prendete il glitter, ponetelo tutto sul laterale di una scatola così e semplicemente immergete il vostro pezzo e scrollate via l'eccesso. Immergete il pezzo
e scrollate via l'eccesso, immergete il pezzo e scrollate l'eccesso. Pronto! Su internet cercate silhouette presepe, vi si apriranno più di 1000 immagini in cui vedrete il disegno del presepe stilizzato in bianco e nero. Io ora qui ne sto disegnando uno che proprio sto estrapolando da un'immagine su internet. Vi faccio poi la foto, diciamo che io sto prendendo il Gesù Bambino di uno, la Madonnina di un altro, perché a me serve che entri in questo piccolissimo spazio. Quindi adesso poi vi faccio le foto e ve le metto sempre nell'album Lanterna Albero Presepe. Quindi cominciamo con fare Gesù Bambino. Che le sagomine le troverete sulla pagina Facebook di Arte per Te. Questa non è adesiva, questa è adesiva. Io credo che userò questa qui adesiva per una questione di comodità, ma se non avete la carta adesiva non importa, vi basterà un cartoncino comune da poi appiccicare con una colla trasparente, anche la Vinavil, sul retro della pergamena. È giunto il momento di farla entrare in scena. Vi ho detto che voi potrete utilizzare anche la carta forno. Cosa c'è da fare? Allora, io utilizzando pergamena cercherò di fare pochissimo spreco, perché la pergamena ha un costo elevato. Allora, ricavo il triangolo. Questo è anche grande per ciò che mi serve, perché a me servirà soltanto, adesso vedrete, una parte inferiore di questa. Prendo la mia base traforata, è più o meno del tutto ad occhio, traccio la porzione di pergamena che mi servirà, segno il punto in cui devo attaccare il mio presepio affinché rimanga in evidenza. Ok, e qui va benissimo. Io vi ho detto, uso questo con la carta adesiva. Voi in caso appiccicate con la Vinavil a questo punto. Quindi adesso è il momento di appiccicare il tutto. Metto un filo di colla sul margine esterno della pergamena, quindi la vado ad ancorare sul mio triangolo di glitter, giro per centrare bene il disegno e metto sotto pressa per un po'. Nel frattempo, sul retro della mia lampada, io decido di applicare questa luce, e quindi semplicemente questa si applica con un po' di adesivo. Quindi sulla base calcolo l'apertura massima e l'altezza e creo un'apertura. Questa apertura servirà per un duplice scopo: innanzitutto per inserire il dito ed accendere la lampada, e poi un domani per poter estrarre il corpo superiore e cambiare la batteria. Come prima cosa metto la colla sui due margini che andranno appiccicati alla base del mio alberello e appiccico. Il tutto si incollerà in pochissimi secondi. Prendo una delle due spondine, provo il punto in cui voglio incastrarla. Ok, va bene questo. Sulla base della spondina, più verso l'interno che non verso l'esterno, vado di colla a caldo e appiccico. Quindi prendo la mia terza spondina e faccio la stessa cosa anche su questo laterale.
Quindi procedo all'incollaggio degli angoli, semplicemente allargandone uno, mettendoci un po' di colla e facendo combaciare anche l'altro. Adesso però, per assicurarci che l'incollaggio sia tenace, perché certe volte la colla a caldo tradisce, do anche una passata di aceto vinilica su tutto. Motivo per cui sulla faccia anteriore io non userò la colla a caldo, ma userò soltanto, vedete, un bel rigagnolo di aceto vinilica, perché paradossalmente la colla aceto vinilica è molto più affidabile della colla a caldo. Adagiamo la parte anteriore e capovolgiamo per far sì che il peso schiacci perfettamente la nostra lampada e che il tutto si assesti. Facciamo asciugare e poi la proviamo, non vedo l'ora! Spengo leggermente, ovviamente non posso fare il buio, come vedete lei sta in piedi da sola, infilo il dito, schiaccio, tada! Guardate, si vede il presepe e c'è la luce, immaginate al buio che bellezza! Ma perché immaginare? Ve lo faccio vedere subito e noi ci vediamo dopo e buona preparazione al Natale a tutti! E vi faccio vedere da vicino come appare il presepe, perché da lontano la videocamera un po' si impalla con la luce frontale, ma il presepe si vede molto molto nitido, come vedete. Bene, adesso continuo il filmato. Visto che bello e che suggestivo il nostro alberello di Natale, che è un albero di Natale il giorno ma si trasforma in una lanterna suggestiva e in un bellissimo presepe la notte, è un albero con sorpresa, potremmo dire. Bene, io ringrazio Nadia per questa bellissima collaborazione, ora volo a vedere il suo video, ma prima vi do appuntamento non soltanto qui su Arte per Te ma anche sui miei altri canali, su Ombretta, il mio canale di lifestyle, su Due Cuori Una K, il mio canale di cucina che ho insieme a Gabriele, e soprattutto vi aspetto su Facebook e su Instagram, tutti i link li trovate qui giù in info box. Non mi rimane che augurarvi una splendida preparazione a Natale, mandarvi un grande bacio e noi ci vediamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta!